Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha incontrato le classi quinte del settore tecnico-economico Bramante Genga di Pesaro sul tema patto democratico-patto fiscale, la destinazione del prelievo fiscale e la sua accessibilità per i cittadini. Un evento che si è tenuto nell'aula magna della scuola alla presenza del sindaco Matteo Ricci e degli altri ospiti istituzionali, grazie all'adesione dell'istituto al programma di educazione per le scienze economiche e sociali, PESES, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dall'economista Carlo Cottarelli. Accolto dalla dirigente scolastica Cinzia Biagini, l'avvocato Ruffini ha ripercorso la storia del legame fra fisco e cittadini. Dopo l'intervento del sindaco, il direttore ha dialogato a lungo con gli studenti, co-protagonisti di questo evento, attraverso domande da cui è emerso un confronto di ampio respiro sulla lotta all'evasione e sui cambiamenti in atto a livello fiscale ed economico-sociale. Direttore, come cercare di cambiare il rapporto tra i cittadini e il fisco partendo dai giovani, che sono poi i futuri adulti? Loro sono già adulti perché sono gli ultimi anni, quindi sono giovani cittadini, ormai hanno raggiunto la maggiore età, quest'anno voteranno e si affacciano sul mondo del lavoro, quindi il nostro compito è accompagnarli a capire cosa vuol dire vivere una comunità, cosa vuol dire contribuire e fare la propria parte. L'importanza di un incontro come quello di oggi con tutti questi giovani presenti? Fondamentale, ogni generazione ha il dovere di raccontare il punto in cui si è arrivati e stimolare anche le nuove generazioni ad andare avanti in un percorso, la storia di un paese, la vita della comunità non inizia mai da zero, è un percorso che continua e il nostro dovere è accompagnare i giovani per continuare su questo percorso. Pensa che sia possibile un'alleanza tra i cittadini e il fisco? Di fatto esiste, perché i cittadini attraverso il pagamento delle imposte, dei tributi, delle tasse vivono in una comunità, rendono possibile vivere nella propria comunità, rendono possibile che la propria comunità esista attraverso i servizi, la sanità, l'istruzione, questa è una scuola, la sicurezza, e quindi di fatto è già un'alleanza. Come vede i giovani alla fine di questi incontri? Recepiscono positivamente? Me lo auguro, io cerco di fare quello che sono chiamato a fare. Spero che loro abbiano la possibilità di recepire ed essere in qualche modo incuriositi. L'emozione di una giornata come quella che avete organizzato oggi per i giovani? Allora, tanta, soprattutto la possibilità di incontrare dal vivo e non più online, come purtroppo è avvenuto troppo frequentemente negli anni passati, personalità importanti del mondo dell'economia, della finanza, attinenti quindi ovviamente al loro percorso di studio, perché noi siamo un tecnico anche economico, per mettere a frutto le esperienze, per comprendere, diciamo, le motivazioni che hanno condotto alla scelta di simili carriere, ma anche le motivazioni di fondo della struttura del nostro stato sociale. Credo che sia fondamentale, i ragazzi questo lo percepiscono. Tra l'altro mi permetto di dire che il direttore è una persona assolutamente empatica, perché tutti gli esperti che si sono messi a disposizione all'interno di questo percorso PESES sono personalità competenti ma anche dotati di grande capacità comunicativa, quindi credo che sarà un bellissimo momento, un bellissimo incontro. Lorenzo, come i giovani percepiscono una giornata come quella di oggi? Sicuramente i giovani di questa scuola sono favoriti a vivere una giornata come quella di oggi in maniera, diciamo, positiva, perché comunque studiando nel settore economico, diritto e economia politica, diciamo, siamo proprio chiamati in prima persona a interessarci dell'argomento. Inoltre, avere il direttore nazionale dell'Agenzia delle Entrate ospite a scuola da noi è un evento molto importante e che siamo felici di accogliere a braccia aperte.